salvezza della Consultinvest, che batte 90-80 la capolista Grissinbon, infila la seconda vittoria consecutiva interna e sale a 14 punti in classifica. Dopo due affermazioni di fila si ferma la corsa della Reggiana, che resta a quota 28 in graduatoria. Primo periodo equilibrato, all'Ideca risponde Golubovic, 23 pari al decimo. Due triple Griffate, Ceron e Lesi permettono ai padroni di casa di portarsi su più 8. Gli ospiti senza Aradori, Gentile, Veremenko e Lavrinovic, ma con Kaukenas al rientro dopo circa due mesi di infermeria, perdono diversi palloni e scivolano a meno 10 al 19esimo, nonostante un ottimo Polonara, 19 per lui alla pausa. Nella ripresa Pesaro continua a tirare bene dal campo, la Grissinbon non regge l'urto, più 14 per il quintetto di Paolini, che si trasforma in più 17 al 29esimo, dopo un break di 20 a 10. Nel quarto periodo la VL amministra nel migliore dei modi l'attivo accumulato, nel finale Reggio colma parte del gap e torna a meno 8, ma non basta per evitare il sesto KO in questo campionato. 26 su 42 da 2, 7 su 20 da 3 per i padroni di casa, contro il 19 su 33 e 9 su 27 dei viaggianti, che hanno perso 19 palloni, 21 7 rimbalzi e 6 falli subiti per Dei, Ventello per Lessi, 15 per Shepard, 14 con il 100% dal campo, 10 palloni catturati e 26 di valutazione per l'Ideca. Dall'altro lato 22 con 8 su 10 al tiro per Silins, 19 12 palloni catturati e 29 di valutazione per Polonara, 14 7 assist per De Nicolao.